Nicoletta Boldrini al Digital Innovation Days. È vero che il futuro non esiste? È vero, perché finché non agiamo nel presente noi non abbiamo idea di che cosa ci aspetta davanti. Come futuristi noi parliamo di futuri al plurale, non ce n'è uno unico, ma non solo per questione di materia o verticalità di analisi, ma proprio perché davanti a noi ci sono tantissime possibilità e in quelle possibilità possono prendere forma tanti futuri diversi e alternativi. Finché non agiamo nel presente non scriviamo nessun futuro. Chiaro, chiarissimo. C'è nella vostra attività qualcosa che sarebbe molto utile ai potenti del mondo, giusto? Ci vuoi parlare di questo? Sì, diciamo che il futures thinking, o comunque l'applicazione pratica dei metodi dei future studies e del foresight, è stata riconosciuta dall'UNESCO come la capacità di appunto anticipare i futuri possibili, patrimonio immateriale dell'umanità per il XXI secolo. Questo significa che è una competenza che andrebbe alimentata e nutrita un po' tra tutta la cittadinanza, in particolare tra chi si occupa di scelte sociali e politiche, quindi tutte le persone che a diversi livelli di potere avrebbero il compito di guardare a una nazione o a più nazioni o alla cooperazione internazionale e sociale con più lungimiranza di quello che si fa oggi, che purtroppo è più legata al breve periodo. Nessuno guarda oltre i 10 anni. Ecco, il futures thinking aiuta a esplorare i vari scenari possibili oltre i 10 anni. E ne avremo tanto bisogno. Eh sì. Come si diventa futuristi? Ci sono diverse strade, ovviamente studio, come studi iniziali possono essere di varia natura. Io vengo dal mondo umanista e poi sono traghettata al mondo scientifico specializzandomi in tecnologie emergenti, ma ci sono antropologi, sociologi, psicologi, giornalisti, analisti, economisti, quindi in realtà la via per diventarlo non è univoca. Bisogna però maturare delle competenze standard, quindi avere una conoscenza di base delle teorie, dei metodi applicativi dei future studies che si apprende attraverso le varie federazioni, i vari istituti, i vari master che ci sono in giro per il mondo. L'UNESCO ha stabilito delle vere e proprie cattedre di formazione, ce ne sono diverse in tutto il paese, ne abbiamo una anche in Italia, a Trento, e quello è una prima via, ma non è l'unica. Ok. Digital Innovation Days, parliamo di digitale e innovazione. Che cosa fanno oggi i futuristi? Che cosa studiano in questo senso? Ma nel mondo in generale del digitale, ma amplierei molto alle tecnologie emergenti, quello che facciamo è da un lato una sorta di scansione ambientale, cioè mappiamo l'ESIS, quello che vediamo manifestarsi oggi, a volte con tendenze molto forti, a volte con segnali più deboli che non sono ancora tendenze ma iniziano a dare così dei segni di parvenza di cambiamento. E poi quello che facciamo è simulare scenari possibili e quindi provare a vedere in questi scenari possibili i possibili impatti di un determinato strumento tecnologico, di una determinata tendenza tecnologica, guardandola però con l'occhio del pensiero sistemico, quindi non solo fine a se stesso, ma vedere che tipo di impatto economico, politico, sociale, culturale su noi cittadini può avere l'arrivo di una determinata tecnologia. Per quanto riguarda la tanto nominata intelligenza artificiale, che impatto avrà nel nostro futuro prossimo, diciamo? No, per quello che ho detto prima non sono in grado di rispondere alla domanda, perché noi non facciamo alcun tipo di predizione, nessun futurista dice che cosa accadrà nel futuro, noi esploriamo possibilità. Quello che posso condividere è che il lavoro che stiamo facendo è legato proprio agli impatti. Stiamo cercando di capire determinate tecnologie, quindi nell'alveo dell'ombrello più grande dell'intelligenza artificiale,
che tipo di impatti può avere sul lungo periodo. Faccio l'esempio della generative AI, che ormai è sulla bocca di tutti. Quello su cui noi lavoriamo è provare a capire, delegando alle macchine la capacità di scrittura, la capacità creativa di un qualsiasi output, socialmente che tipo di impatti può avere su di noi. Noi, mentre io mentre parlo con te, formulo dei pensieri, la mia testa formula dei pensieri rispetto a quello che voglio trasmettervi. Se delego l'output a una macchina, come cambia il mio modo di formulare pensieri? Senza un giusto o uno sbagliato, non è assolutamente, certo, non prendo posizione. È proprio un provare a capire che tipo di impatti può avere, oltre poi a quelli economici, ovviamente, a ricaduta sugli altri settori. Però ecco, questo è un esempio. Come cambierà il nostro pensiero delegando alle macchine la scrittura o la creazione di output che oggi invece facciamo noi? Staremo a vedere. Vedremo. Grazie. Grazie.